Ma stanno morendo! Stanno morendo così a caso! È bellissimo! Sono morti tutti senza motivo! È impossibile batterlo allora! Benvenuti amici in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 3 Randomizer. Oggi tocca affrontare il primo boss di Luna, però dobbiamo andare alla biblioteca prima della scuola elementare. A fare che? È estate, voglio andare a divertirmi a parchetto con gli amici! Ok, dai un'occhiata alla slot Kai, non so perché, ma sì, qualche slottata sarebbe dopo farla. Ma come parli bene? E mi dà una moneta verde, Sapion, bravo! Misterioso ci ha introdotto al tiro al bersaglio e possiamo arrivare ad avere fino a 30 slottate al giorno. Il problema è quando ne becchi una. Vabbè. Potremmo trovare la commessa del negozio, che non ricordo come si chiama in italiano, o poco tanto, o povero eroe, uno di quei... No, mi pare che è poco tanto. No, niente yokai. Ah, grigia. Le monete di gioco purtroppo sono fasulle, credo. Penso che difficilmente possa uscire qualcosa di davvero decente. Siamo quindi a Scintille e dobbiamo trovare un costume da investigatore per la nostra agenzia, la Alpion. I costumi però costano un occhio della testa, ed è vero, costano davvero davvero tanto. Ad esempio da Don Quixote trovate tantissimi costumi per cosplay, ma costano un occhio della testa. E c'è il terrore onirico. Il problema è che Alius non gliene frega niente. È più impressionata che spaventata. E lui ovviamente dice: ma come? Non ti faccio paura? Sei contenta di vedermi? Vuole che me ne vada? No. Fuggito e ho preso anche una sfera Oni. Attenzione. Ma ce la faccio a beccare uno yokai? Oh, meno male, siamo tornati alla normalità. Oh, siete salvi! Insomma... Che poi lui è Bella Vista, non Vitaliano. Cioè, Vitaliano è il nome del negozio. Ma poi forse si chiamerà anche lui Vitaliano, che ne so. Dobbiamo andare a Campo Fiorito, ok. E beh, bisogna potenziare il nostro UK Watch, quindi ci dà un incarico il signor Bella Vista. Devo trovare il proprietario dell'ostello per farmi potenziare il watch. Ah, eccolo. Buongiorno, è ora di svegliarsi! Il gallo ha cantato 10 ore fa! C'è un colpevole. E chi è? Blantapiro! Hello! Ah, non è Blantapiro però. Ma poi sarà Blantapiro lo yokai? Bisogna vedere. Aspetta, diventa... Ora dovrebbe diventare amico, però fa che non sia Blantapiro. Ma che voi ricordaste androide Yamada appariva qui? Vabbè, Cyborg Y, vabbè. Va bene, ho visto uno yokai nella minimap e dico... Boh, un pugno e martello, che yokai è? Oddio, ti prego, allora non mi pare che Cyborg Y usi il martello, però Tengu, sarebbe bellissimo avere un Tengu, è fortissimo. Sì, dimmelo o no! È un falso Cyborg Y. Cyborg T, piango. Abbiamo scoperto che suo amico si era addormentato per 5 giorni e 5 notti. Ok, ci potenzia lo UK Watch, la missione più semplice di tutte, grazie. Oh no, devo continuare la storia di Long. Acci picchia, che disastro. Io avrei molte domande da fare ora. Come ad esempio... Non ha senso! Tarandomizer ha un problema grave, ha fatto proprio male. Ma poi che devo andare a fare al municipio, fammi capire. Cioè, dovrebbero essere i miei genitori a mettere firme e quant'altro, non io. Non so... Ah, vedere la campana, ok, non me lo ricordavo. Oh, salve! Questo sento l'odore delle battaglie, sento l'odore di pesce. Amic, amic. La misoginia appartiene agli uomini che non hanno mai avuto una donna. E allora, questa campana la vediamo? Quante ragnatele. Eccola qua. Beh... Mi sembra che non ci sia nulla di che. Ok. Boh, a me pare tutto normale. Non c'è niente di strano.
Ero convinto che l'avremmo trovato qua su cosa? Il tuo cervello, forse? Wyatt, com'è che riesci a vedere però gli yokai? Dimmi un po', questa è una cosa che vorrei sapere invece. Ah, beh certo, ha trovato un meteorite, un frammento di qualcosa. Guarda, non è che non ci credo, però. Andiamo da Mr. Aizon. Oh yeah! Mr. Aizon! Lui! Ehi, dove vai? Bello! Guardalo, è uno zombie! Preso! Eccolo! Ah! Lecca meno! Ma non mi pare che questo lecchi. Lecca le maniglie delle porte decantando nel gusto metallico. Ma perché ha un problema uno che si lecca le maniglie? Che problema c'è se uno yokai lecca le maniglie? Non ho capito. Fermo in T-pose! Necro annebbio perché è uno zombie. Ma perché Yaku è morto? Ma stanno morendo! Stanno morendo così a caso! È bellissimo! Sono morti tutti senza motivo! È impossibile batterlo allora! Ma era leccatino! Ah, stiamo qua, devo entrare? Ok. Watch clock! Perché per dire due volte orologio, no? Hello. Ma che bella sorpresa! Signor Wyatt ha portato uno dei suoi amici! Se vuoi ti aumento il rango Watch! Però devi farmi un favore! Beh, è giusto fare un favore a una persona che poi vuole fare un favore a te, o meglio, cioè, è in debito perché tu fai un favore a lei. Un po' strana la faccenda, però diciamo che va bene. A questi fatti, Bob, ora ci potenzi lo Yokai Watch, per favore? Ora abbiamo il rango D sia per Alius sia per Long. E possiamo proseguire tranquillamente l'avventura. È notte, si va a nanna. Cosa? Questa nebbia non è strana. Ehi, mi scusi? Stai bene, ragazzina. Qui fuori è pericoloso. Mettiamoci subito al riparo. Già, dottoressa Frankenstein, ci è mancato davvero poco. Ora, scusi una cosa, no? Facciamola più semplice possibile. Lei mi dice quello che devo fare e io la faccio. Martella zombie, devo ammazzare i zombie, insomma. Praticamente questa arriva, ci dice: Toh, prendi sta roba e vai. Dove? Dove? Cosa devo fare? Sei fuori di testa, sì. Massacrato. Campana suonante, amici miei, andiamo avanti. Forza, forza, forza. Oh, la campana che salva il mondo dal male zombifero. Premio moneta blu, andiamo ad usarla. Ho due monete. Oh, la blu e l'arrugginita. Ok, giocata sogno. Ok, quelle due in più. Vabbè, no, no, no. Oh, uno yokai almeno. Reprovevole. Vabbè, dai, è uno yokai. Andiamo con l'arrugginita e vediamo che cosa ci dà. Ok, possibilità primo premio aumentata. Di poco. Ragazzi, direi che siamo pronti per affrontare il primo boss di Alius, giusto? Stanotte si va a scintille, amici miei. Sì, tu che dici? Vedi dei funghi che ballano. I funghi te li sei calati. Non è che li vedi, te li sei proprio calati. Attenzione, c'è Incredibimbo! Inseguiamolo! È incredibile! Guarda come scambetto, va. Vola, 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 Incredibimbo, vola! Eccola qua, Alius col vestito da maid. Il cliente aspetta. Ma io direi che il cliente può aspettare tutta la vita. È finita? Oh, torniamo a seguire Incredibimbo, che è meglio. Ah, mo qua dobbiamo andare giusto. Che succede? Era bloccata, è un po' un palo ficcato. Allora, devo entrare probabilmente. Ah, ci sono dei vicini armi a Unia.
Oh no, c'è il minigioco delle vicine Armiaonia. Questo me lo ricordo, è bellissimo. Il bis, no, 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 niente bis, basta. Sei in trappola. Dietro di noi, che cosa? Eccolo qua, il triocchio. Malo, malo. Ho creato io questo mondo per permettere alla ragazzina di realizzare i suoi sogni. Cioè portare minigonne e farsi sbavare dai pedoni. No, perché io vorrei dire che a quello spettacolo c'erano anche dei signori piuttosto cresciuti, eh. Oh cielo. Nel nome del sole e della luna. È Pokémon. Combattiamo i malvagi. Custodiamo la pace nella galassia. Le Sailor Belle. È uno yokai malvagio che intrappola le persone nei propri sogni. Chi rimane qui troppo a lungo potrebbe non tornare più nella realtà. E qual è il problema? Pentatela con le baggianate. Ah, il motivo per tornare alla realtà secondo Alius è per guardare cartoni animati. Non è sbagliato. Però scusami, se uno dei miei sogni è guardare cartoni animati, basta che sogno quello e via. Che poi devo capire perché Sailor Sam non è mai stato spiegato. Sam. Eccolo qui. Siamo pronti allora? Ti sto lasciando trasportare troppo. Vabbè, senti. Amico. Dai. Insieme possiamo farcela. Sperando che sia un boss diverso. Che non lo è. Cioè, praticamente i boss diversi solo nel primo Yo-Kai Watch ce l'abbiamo avuti. Ah, non si poteva puntare... Ah sì, eccolo. Mi sembrava infatti che si potesse. Ok, attenzione che passa lo Shinkansen. Le mani si potevano puntare? No, puntano sempre a lui. Treno in arrivo per Scintilia, binario 1. Dai, su. Oddio, quanto è fastidioso girare il mouse. Che cos'è questo però? Come te lo segno? Ah, debole, niente. Allora, vediamo dove fa l'attacco perché non mi ricordo dove lo fa. Perché vorrei spostare Leo Fuoco al centro. Ok. Ok, prova. E prendi lì! Oh, ok, vai. Senti, te lo faccio comunque, te lo faccio. Vada come vada. È bello che ho solo uno di recupero. Cioè, gioie e dolori sta mod, eh. Sta randomizer, gioie e dolori. Soprattutto dolori. Speriamo che la randomizer di Nazume Eleven, quando la farò... prossimo anno mi sa che va a finire. Speriamo che vada meglio. Vai, Leo Fuoco! Fatti valere! Elasticolpo! Bella! Oh, Blantapiro che fa? A Blantapi, e su. Vediamo un po' che fa Blantapiro. Scudo robusto, non male. Potrebbe tornare utile. Cioè, ormai è andato. Fatelo fuori e via. Tanto che ci siamo, via, no? Buona la lotta, molto buona. Ecco come si fanno un po' di punti facili. Bello è che Blantapiro sale di livello, ma gli altri no. Ce l'abbiamo fatta! Oh no. Stanno scomparendo. Oh, bella vista! Che ci fai qui? T'a posto, Fra? Ho trovato qualcosa che potrebbe interessarvi. Non ti fidare, non ti fidare, questo qui ti vuole rapire. Intende dire che questo è il suo magazzino e possiamo usarlo come vogliamo. Ah, ok, grazie allora. Quindi è un signore bravo italiano. Vabbè, non si sa mai, ragazzi, che vi devo dire.
e la divisa da investigatore anche non è stata pagata. Questo è capitalismo. Allora, andiamo a dividere, termina qui, amici. Vi ringrazio per averlo seguito e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!